Vittoria inaspettata alla Catalogna, signori. Per gli amici vogliono sposare su strada, c'è una post tappa della nuova post tappa, è la prima tappa post tappa della Tirreno, sì, della Vuelta Ciclista Catalogna. Prima tappa, appunto, si prospettava un arrivo per velocisti, così non è stato, poiché sull'unica salita veramente impegnativa del percorso di oggi, da Calleia a Calleia, non lo so come si chiama in catalano, vabbè. Gli uomini della Movistar soppiantano appunto quelli della Bora, si mettono a tirare forte, cercare appunto di far staccare Sagan appunto e anche i suoi colleghi, diciamo velocisti, non puri, ma che sono veramente forti in volata, come appunto Venturini della Ceneser, Dino Smith della Bike Exchange, degli Impey della Israel. Infatti appunto questo ritmo forsennato della Movistar fa sì che Sagan a meno 8 dalla conclusione della salita si stacchi. Scollinano con la Movistar davanti, che appunto si mantiene davanti per i successivi 24 km di discesa, veramente discesa lunghissima che portava praticamente a livello del mare. E quando mancavano circa 20 km al traguardo, iniziano a partire gli scatti. E lo scatto decisivo, il gruppetto decisivo lo fa partire appunto Luis León Sánchez insieme a Kamna, che si porta dietro i suoi due compagni che poi si aggiudicheranno, che seguiranno appunto la vittoria di tappa, Rogas della Cofidis e Kron della Lotto Soudal. Cosa inspiegabile, niente, la Movistar come sempre, una tattica un po' della minchia, se si può, lasciatemi questo francesismo, perché tutto il tempo a martellare in salita e poi si fanno sorprendere, neanche tirano poi per riprendere la fuga. Non lo so, ho detto, non voglio tirare, non mi voglio mettere io, non mi voglio prendere la responsabilità di tirare, ma l'avete fatto prima, provate a fare qualcosa anche adesso. Penso che volete vincere la tappa con Valverde. Fermi, non fanno niente. Come sempre, discutibile la tattica della Movistar. Questi quattro si avvantaggiano, prendono sempre 30 secondi, li mantengono fino a praticamente l'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro, dietro invece c'era la Bike Exchange di Dion Smith, che non si era staccato dunque in salita, che provava a rientrare sul gruppo, ma praticamente era solo lei, solo la Bike Exchange con un uomo, solo un uomo, e quindi 30 secondi non è riuscita a recuperarli. Davanti, appunto, Kemna, si dice Kemna. Forse si è anche disinteressato della vittoria di tappa, cercava appunto di guadagnare più terreno in vista delle prossime tappe, in vista di una possibile classifica generale che vorrà tentare di fare. Speriamo, perché lo ha il fantaciclismo, quindi si gode se dovesse fare anche classifica. Lancia appunto la volata, ma neanche si disinteressa praticamente. E Kron, gamba della Madonna, infatti anche Magrini lo dava come favorito perché lo vedeva veramente bello pimpante. Secondo Sanchez, che forse se l'è gestita male, terzo Rogas della Cofidis, e appunto Kemna chiude il quartetto. A 16 secondi, 16 secondi appunto guadagna questo quartetto, la volata appunto degli sconfitti la vince Dion Smith con Sesto Moric, cioè, che veniva appunto da un'ottima gamba alla Sanremo, poi Schellinger, Valverde, Kemp e Valgren chiude la top 10. Comunque, domani tappa, domani cronometro, che quindi sconvolgerà la classifica. Vedremo se Kamna riuscirà a mantenere questo vantaggio sugli altri uomini di classifica. Se Kron manterrà la classifica, ne dubito fortemente. E vediamo chi sarà la nuova maglia. Mi pare sia bianco-verde la maglia di leader della generale. Non voglio dire cazzate. Comunque, like, commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun altro video. E ci vediamo domani. Ciao!